E domande difficili da affrontare in pochi minuti, ci tento. Allora, il discernimento, come si fa a distinguere all'interno della storia? E abbiamo sicuramente nel testo alcuni, diciamo, input, alcuni criteri di discernimento. Li abbiamo visti affiorare all'interno della chiesa di Efeso, all'interno della chiesa di Laodicea. Certo, il discorso va approfondito, ma ad esempio lì, nella chiesa di Efeso, l'autore, in nome di Cristo, ha lodato questi cristiani perché sono stati capaci nella loro comunità di comprendere che quelli che si dicevano guide con una dottrina apostolica in realtà non erano delle vere guide, delle autentiche guide che conducevano Cristo, ma stavano facendo sbandare la comunità. Molto probabilmente hanno utilizzato il criterio dai frutti li riconoscerete, no? Ma poi il discernimento, secondo me, è l'arte del cristiano in quanto tale, nella consapevolezza che siamo aiutati dallo Spirito Santo. E allora come, adesso dico semplicemente anche qui un sentiero su cui continuare a camminare. Allora, innanzitutto io direi la sincerità, la capacità cioè di dire, come diceva Gesù, sì, no, no. La capacità di dire, questa è pigrizia, non è semplice stanchezza. Nella nostra comunità si sta vivendo un rancore, non è semplicemente qualche antipatia. Sincerità. La capacità di confrontarsi con la propria coscienza, perché nella coscienza agisce lo Spirito Santo. Non è ancora la verità, ma è il primo passo, la sincerità. Per giungere alla verità, sicuramente io direi rimanere a bagnomaria nella Sacra Scrittura. Lì abbiamo i criteri che affiorano. E se c'è da scegliere, nei Vangeli. Rimanere a bagnomaria nei Vangeli. Perché quando uno rimane a bagnomaria, piano piano lo Spirito Santo che ha ispirato quei testi plasma la coscienza, ci rende simili a Gesù Cristo, piano piano. Ora, il mio suggerimento per far discernimento è sempre un po' questo. Dopo lo Spirito Santo sa parlare in mille modi, uno può anche aprire a caso al mattino la Bibbia e cercare un versetto che sia ispiratore per quella giornata. Può andar bene, lo Spirito Santo è grande, ha convertito Sant'Agostino così, ha convertito San Francesco così. Però può capitare anche che uno apre il libro del Levitico e trova una legge sugli animali puri e impuri, e in modo particolare si sofferma sull'unghia del cammello, che è il criterio per discernere il cammello come animale impuro. Sì, cosa dice questo nella tua giornata è un po' difficile. Rimanere a bagnomaria, vuol dire leggere piano piano dall'inizio alla fine, se c'è da partire, partire dai Vangeli. E allora la coscienza viene plasmata dallo Spirito Santo e allora quando ti trovi in certe situazioni dici: ma cosa farebbe Gesù Cristo al mio posto? E ti ricordi di quello che hai letto. Non fai dire a Gesù Cristo quello che vuoi dire tu, quello che vuoi fare tu. Altrimenti si dice volontà di Dio, sono giunto alla volontà di Dio. In realtà è la tua volontà, il tuo ideale di uomo, di donna, con l'etichetta sopra volontà di Dio. Rimanere a bagnomaria nella parola di Dio, nella Sacra Scrittura, aiutandoci l'un l'altro nella Chiesa, lasciandoci aiutare da alcuni che hanno questo carisma e questo compito nella Chiesa. Dal Papa fino al coadiutore che la mattina durante la messa, lui che ha studiato, dà delle indicazioni per cogliere un messaggio di speranza per quella giornata. Bagnomaria nella Chiesa. E poi l'ultima cosa che mi sentirei di suggerire, una guida spirituale.